viste le tematiche del film, siamo curiosi di sapere com'è stato prepararsi per questo ruolo così particolare. Allora, partendo dal fatto che io non sono un'attrice, non ho studiato per fare l'attrice, ho iniziato a fare questo film e a conoscere Laura in realtà molto tempo prima, nel 2017, facendo un provino totalmente a caso, non sapendo per che cosa fosse. E da lì Laura mi ha preso per fare un primo teaser, poi un secondo teaser e poi mi ha scelta e mi ha chiesto di fare il film. Quindi intanto eravamo diventate amiche, ci eravamo molto conosciute e solo dopo quasi un anno ho letto tutta la sceneggiatura insieme a lei. Quindi si è molto parlato prima, c'è stato molto dialogo con la regista e si è parlato più, cioè anche se ci sono tematiche che sembrano molto importanti e che fortunatamente a me non sono mai accadute, come la nascita di un bambino, l'avere a che fare così tanto con la morte, ci potevano essere molti parallelismi con la vita di chiunque, il fatto che Agatha volesse profondamente qualcosa e che cercasse di ottenerlo, il suo coraggio, la sua spavalderia. Questo si poteva ricollegare magari a certe parti della vita di chiunque e quindi si potevano fare molti parallelismi. Vista la notorietà che hai acquisito tramite questa pellicola, cosa pensi che ti riserverà il futuro? In realtà in questo momento non lo so, ho le porte molto aperte, in realtà faccio altro, mi interessa molte altre cose, in questo momento sono impiegata, quindi non lavoro all'interno del cinema, non sto studiando in questo momento cinema, anche se ci sto pensando. Non penso di avere così tanta notorietà grazie a questo film, anche se sono molto contenta che questo film stia avendo notorietà. Detto questo, quello che avverrà, avverrà. Grazie mille.